lungimiranza, né apportare consiglio nelle variazioni, poi sta accanto a me, dicendo con l'aereo, che sono serviti all'inizio dell'anno, quando già i tassi di interesse europei, italiani in particolare, stavano scendendo e l'euro stava scendendo, quindi noi abbiamo avuto la possibilità di uscire da qui. Per il secondo abbiamo utilizzato parte delle entrate straordinarie che si erano già realizzate. Per cui io do molta rilevanza a questo discorso perché, ecco, nel nostro comune titoli che sono considerati tossici, liquidi, chiamate come volete, non esistono più, e con nostra fortuna è un poco di lungimiranza, e ripeto, soltanto per l'accompagnamento del capo settore è stato, come dire, vigile, noi siamo riusciti ad uscire da questo mercato che non è neanche nostro. Quest'anno tra le entrate c'è anche, abbiamo preso atto della convenzione con l'ANCE, non è che abbiamo aumentato molto le entrate, dovete sapere che quelle derivanti dall'inflazione del codice della strada, non tutte le entrate possono essere destinate alla stessa destinazione, cioè parte di manutenzione strade, semafore, ma soltanto il 50%. Per cui nel bilancio è chiaramente previsto questo aumento di entrate che ci darà un poco di respiro in questi termini di spesa. Cioè l'entrata dall'inflazione del codice della strada, che sono destinati quindi a strada, a senato, allo stesso corpo di vigili urbani e a quanto. Un'altra spesa importante è quella proposta dall'assessore alla pubblica istruzione, che con un paio di scuole di Ortanova hanno stabilito che dal 1° settembre 2009 ci sarà in queste due scuole la messa scolastica. È una cosa che ci mancava, e per fare il tempo minimo e lungo occorre prevedere la messa scolastica, altrimenti il Ministero della Pubblica Istruzione non mette a disposizione delle scuole l'organico necessario, sia in termini di insegnanti, in termini di ATA e ausiliari e altro. Qui si continuerebbe, abbiamo previsto che una parte della spesa sarà compensata dalla Regione Puglia attraverso la legge sul diritto allo studio. Pensiamo che abbiamo avuto abboccamenti con la Regione Puglia, quindi prenderemo un 19.000 euro. Il resto sarà di 20 e una parte di 12.500 per questo periodo da settembre a dicembre sarà a carico del comune. Un'altra nota, come dire, non dolente, perché non è dolente, l'abbiamo voluta noi e quindi ci crediamo nel comune di comune, però quest'anno dobbiamo prevedere la prima spesa per l'Unione che ammonta a 35.800 euro. Tra le altre cose, noi avremmo voluto fare almeno qualcosa in più rispetto agli anni precedenti per la crisi che ormai si sta galoppando. Non abbiamo fatto altro soltanto di prevedere un fondo sociale che sostenga l'attenzione e l'educazione, integrando il contributo regionale. Saranno solo 5.000 euro, però voglio dire che siccome siamo stati penalizzati anche noi, non potevamo, anche se c'è l'impegno che durante l'anno qualsiasi aumento di tasse o d'altro che ci dovesse essere, noi saremo
mi sembra un momento più interessante. La spesa del personale in linea con la media addirittura nazionale e con la riduzione dell'1% che si fa ogni anno. Però noi la manteniamo per un fatto naturale, perché molti nostri colleghi e amici, man mano che arriva l'età, vanno in pensione e questo è il motivo perché ce la facciamo. Altrimenti, tra rinnovi contrattuali, che so, grazie.